Ecco, se qualcuno ti chiedesse di nominare i colori più comuni, molto probabilmente diresti rosso, verde e blu. Eppure, fino ai tempi moderni, i nostri antenati non si rendevano affatto conto che il blu fosse un colore. Nel 1800, lo studioso britannico William Gladstone notò che nella sua famosa Odissea, Omero non aveva mai usato la parola blu. L'oceano era definito rosso intenso. Omero descriveva nel dettaglio vestiti, armature, volti umani e animali, ma i colori erano approssimativi. Ferro e pecore erano viola e il miele verde. Il nero è stato menzionato nel libro 200 volte, il bianco circa 100 e il rosso, il giallo e il verde meno di 15 volte ciascuno. E lo stesso succedeva in altre opere greche antiche. La parola blu proprio non esisteva. Gladstone pensava che vedere il mondo in modo monocromatico fosse tipico degli antichi greci. Ma alcuni anni dopo i suoi seguaci hanno continuato la ricerca e non hanno trovato menzione del blu nemmeno in altre culture. Antiche saghe islandesi, storie cinesi, testi arabi e indù. Nessuno usava la parola blu quando parlava di cielo. A quanto pare i primi a usare la parola blu per descrivere questo colore sono stati gli egizi, gli unici per giunta a produrre coloranti blu. Ebbene, questo è probabilmente anche il motivo per cui non si fa menzione degli antichi greci o di altri antenati che cantavano il blues. L'ho inventato io? Sì. Può sembrare strano finché non ti rendi conto che l'unica cosa che in natura è blu è il cielo. Non ci sono tanti animali o fiori blu, e gli occhi blu erano molto rari nell'antichità rispetto a oggi. Ecco perché quasi ogni lingua ha sviluppato prima le parole per bianco e nero, poi rosso, giallo e verde. Ma solo perché non c'era un nome per il colore blu, non significa che i nostri antenati non potessero vederlo. Semplicemente non lo distinguevano. C'è una tribù in Namibia che si chiama Imba e che ad oggi non usa la parola blu. Inoltre non fa distinzione tra verde e blu. Però per loro blu e verde sono più blu-verde. Quando gli sono stati mostrati un quadrato blu e 11 verdi, hanno faticato a trovare l'intruso. Però per le sfumature di verde hanno molte più parole di quante ce ne siano nella maggior parte delle altre lingue. Ecco perché i membri della tribù hanno riscontrato differenze minime in sfumature di verde in alcuni quadri in pochissimo tempo. Quando ai madrelingua russi vengono mostrate diverse tonalità di blu, riescono a distinguere tonalità chiare da quelle scure molto più velocemente di chi parla inglese. Questo perché hanno parole distinte per azzurro e blu, anziché averne una sola come in inglese, che usa light blue, blu chiaro e dark blue, blu scuro. Il luogo in cui vivi può cambiare il modo in cui percepisci i colori. Ad esempio, i greci che hanno vissuto a lungo nel Regno Unito spesso considerano il blu chiaro e il blu scuro un colore unico, ma in Grecia normalmente usano due parole distinte, come in Russia. Il modo in cui percepisci i colori non dipende solo da ciò che vedi, dipende da come il cervello elabora ciò che vedi, il che significa che è molto soggettivo. Alcune persone vedono i colori come lettere e numeri o li sentono. Chi vive più vicino al circolo polare artico conosce diverse sfumature di neve perché ne fa esperienza quotidiana. Per altri è solo bianco. Alcune lingue hanno solo nomi generali per i colori. Ad esempio, scuro sta per tonalità fredde come nero, blu e verde. I colori come il bianco, il rosso, l'arancione e il giallo sono tutti chiamati caldi. L'occhio elabora più variazioni di colori più caldi rispetto a quelli più freddi. C'è una tribù in Australia che descrive la consistenza, la funzione di un oggetto e che sensazioni dà al tatto anziché il colore. Per i colori, infatti, non hanno sostantivi. I Kandoshi, che vivono sulle rive del Rio delle Amazzoni in Perù, non hanno una parola che possa descrivere il concetto stesso di colore. Per descrivere il colore giallo, usano il nome di qualche uccello giallo. Qualsiasi frutto maturo rappresenta il rosso e il frutto acerbo sta per verde scuro. In inglese la parola arancione non esisteva, almeno fino al 1500, quando qualcuno portò le prime arance dall'Asia all'Europa. Fino ad allora la tonalità era chiamata giallo-rosso. Isaac Newton è stato il primo a dare il nome ai colori dell'arcobaleno: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola. Newton aveva notato queste tonalità dopo aver visto un raggio di luce passare attraverso un prisma triangolare, che suddivide la luce bianca in entrata in 7 colori. Quando guardi un oggetto, attraverso il nervo ottico, milioni di recettori di luce negli occhi inviano un messaggio al cervello.
Alcuni di questi recettori hanno la forma di bastoncelli e altri di coni. Newton sostenne che gli oggetti non erano davvero colorati, ma che ci fosse una superficie che rifletteva alcuni colori e ne assorbiva altri. Quando un oggetto riflette tutte le lunghezze d'onda è bianco, mentre quando le assorbe tutte è nero. Le mele sembrano rosse perché riflettono le onde rosse e assorbono tutto il resto. Ecco perché sembra che gli oggetti possano cambiare colore a seconda di cosa hanno vicino o in base alle condizioni di illuminazione. L'occhio umano ha tre tipi di coni. Queste cellule fotorecettrici distinguono tra le lunghezze d'onda della luce rossa, verde e blu. Ogni tipo è responsabile di circa 100 tonalità diverse. Complessivamente ci fanno vedere un milione di colori. Circa l'1% delle persone ha un quarto tipo di cono, che permette loro di distinguere tra 100 milioni di sfumature di colori diversi. Oh! Circa l'8% degli uomini e l'1% delle donne presenta daltonismo, perché o non hanno dei coni o li hanno non funzionanti. La maggior parte di loro nemmeno se ne rende conto, perché alcuni colori gli sono sempre sembrati identici. Il tipo di daltonismo più diffuso è quello in cui non si distinguono rosso e verde. Molti perdono la capacità di percepire alcuni colori quando invecchiano. Verso i 70 anni, le lenti degli occhi diventano giallastre. Questo filtro giallo naturale attraverso il quale guardano non permette loro di distinguere il blu dal viola e il giallo dal verde. Metà del nostro cervello è deputata all'elaborazione delle informazioni visive, mentre i sapori vengono percepiti da una parte più piccola. Ecco perché è il colore di cibi e bevande ad aumentare o calmare l'appetito. Sceglierai sempre la mela più rossa, perché il tuo cervello la percepisce come la più dolce e matura. Non ci sono cibi naturalmente blu, quindi ci attraggono meno e possiamo persino diffidare di quel colore. Ecco perché installare una luce blu nel tuo frigorifero o mangiare da piatti blu è un ottimo modo per mangiare di meno. Sceglierai sempre frutta e verdura più brillanti perché sono associate a un sapore più ricco. Mangiarle ti fa sentire più sano e più felice. Il giallo può aumentare l'appetito quando lo associ a energia ed eccitazione. Il bianco può indurti a mangiare di più e prestare meno attenzione a ciò che stai mangiando, perché abbiamo la sensazione che i cibi bianchi siano poveri di calorie. Se mangi da un piatto bianco, è più probabile che mangerai troppo perché il cibo sembra più luminoso. Il tuo cervello ricorda anche il colore della confezione del cibo. Se metti delle patatine, sale e aceto in una confezione di formaggio e cipolla, potresti non notare la differenza di sapore. Le aziende alimentari sanno che mangerai un prodotto più degli altri se è disponibile in più colori e sapori, perché siamo curiosi o perché cerchiamo il nostro gusto preferito. I colori che ti circondano in ufficio influenzano la tua produttività, creatività e umore. Il blu ti aiuta a concentrarti. È un colore intellettuale che sta per logica ed efficienza. Il rosso ti dà coraggio e forza per il lavoro fisico. Il giallo ti rende felice, più produttivo e fiducioso. Il verde porta equilibrio e armonia nell'ambiente dell'ufficio. Anche i tuoi occhi adorano questo colore. Non hanno bisogno di tempo per adattarsi. L'arancione ti dà un senso di comfort e calore, quindi è perfetto per un salotto in ufficio. Gli uccelli, i pesci e tanti mammiferi vedono l'intero spettro dei colori in tutta la sua gloria, proprio come gli esseri umani. Per alcuni animali, una buona percezione dei colori è fondamentale. Senza di essa, non distinguerebbero i frutti rossi maturi da quelli verdi acerbi. Ma alcuni insetti, come le api, percepiscono anche i colori ultravioletti che i nostri occhi non possono vedere. I ragni saltatori hanno 8 paia di occhi, il più grande dei quali fornisce a queste creature una vista ad alta risoluzione. Hanno anche uno spettro di colori più ampio rispetto agli umani e pigmenti speciali in grado di percepire la luce ultravioletta. I tori sono parzialmente daltonici e possono vedere solo giallo, verde, blu e viola. Non hanno il recettore rosso della retina, quindi non possono vedere il rosso. Ah, e quindi quella storia del mantello? I cani hanno 2 tipi di coni che rilevano il colore, un tipo in meno rispetto agli umani. Possono percepire la luce gialla e blu ultravioletta. I tuoi coni funzionano alla grande con una luce relativamente intensa e i tuoi bastoncelli ti aiutano a vedere in condizioni di scarsa illuminazione. Ma in questo caso tutto intorno è fatto di sfumature di grigio. A differenza degli umani, i gechi hanno una vista notturna dei colori perfetta, 350 volte meglio della nostra.
Le lumache da giardino non riescono a concentrarsi né a vedere i colori. Riescono a recarsi in luoghi bui grazie alla loro capacità di sentire e analizzare l'intensità della luce.